Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua con un nuovo episodio di Fallout Shelter in cui abbiamo da fare, come sempre, mille cose. Io allora partirei intanto ripulendo tutto il ripulibile e magari vedendo se riusciamo pure a sbloccare sta cosa che sottiene 480 di energia in meno di un minuto. Solamente loro ce la possono fare. Dov'è il generatore quello speciale? Eccolo. 30% di possibilità, vi prego. Se... no! Maledizione, ne manca uno. Dov'è? Niente, lo scoppiere radioattivo non c'entrava niente adesso. Non c'entrava veramente niente. Il momento peggiore. 38 secondi. Facciamo il miracolo. Sì. No, è risceso un'altra volta. Ma porco Giuda, però. Niente, è un incubo. È un incubo. Allora, bambini che nascono. Bambini che nascono continuamente. Allora, io direi, prima di tutto, è arrivato il momento. Cosa finisco sta cosa? Del figlio del dottore. Finalmente sta per nascere. E di Vian. Vediamo un po' cosa esce fuori. Maschio o femmina? Maschio, Juan, Juan Pippa, madonna, il piccolo Juan Pippa, bene, che cambierà il nome presto, perché insomma ci sono, c'è bisogno di volti nuovi. Oh, tanto, s'altra cosa, bene, io sto allenando tutto l'allenabile, ragazzi, non, più di così si muore. Solo che è veramente lungo il processo di allenamento. Allora, il buon Marco, allora, c'ha S maxato. Adesso passiamo a, così, piano piano. Niente, qua l'energia è nuovamente crollata. Allora, io adesso direi, visto che abbiamo da fare 800 cose, allora, vediamo i nostri esploratori che sono tornati, che sono Giorgio Annecchini, che ha riportato 2700 tappi, tanta roba, e una serie di oggetti che però non ci servono perché ormai siamo abbastanza carichi. Questo me lo tengo, la pistola laser me la tengo. Vediamo un po' che progetto è, lo sapremo più tardi. E poi il cuffietta ha portato 1300 tappi, ma parecchi oggetti rari che dovrebbero servire non poco, soprattutto per quello che sto per farvi vedere. Adesso appena riporto dentro, eccoci. È morta Evelyn Newton, mi serviva appunto di fare spazio. Poi abbiamo, vabbè, queste altre persone lo vedremo fra poco. Tiffany lì, altra persona che dovevo usare per fare spazio. Chi c'è in giro ancora? Alice, anche lei ci serviva per fare spazio. L'ho mandata fuori proprio a... Alla bene e meglio. E cade nel Lewis pure. Addio mia cara. Ok. Vestito da chierico, quello che porta il nostro JC di Nazareth. Possiamo creare nuovi adepti. Bene. Poi abbiamo, adesso prima che si parta con, ah, un'altra donna. Maledizione. Vabbè, abbiamo come sempre un bel po' di facce da riempire. Nel senso che, allora, il piccolo Juan, direi che per adesso lo possiamo lasciare col suo nome. Juan. Lo chiamiamo Juan. Juan P. Così ci ricordiamo che è il figlio di, del dottor Pip e di Vian. Poi, allora, io ho da fare parecchie cose. Perché i posti, come vedete, stanno iniziando a scarseggiare, per cui mi devo assicurare di far entrare perlomeno quelli che si sono proposti fino a oggi. E devo cominciare con Francesco Tinozza, che voleva fare l'esploratore. Allora, Francesco Tinozza, tanto Babbo Gamer e il suo compagno, che adesso vi dico chi è perché non mi ricordo. Babbo Gamer e Pollino si stanno dando da fare a livelli che neanche Lara Padawan aveva fatto. Hanno qualcosa come 740 figli al momento nel Vault, per cui stanno dominando a livello genetico tutto ciò che abbiamo. Detto questo, allora, intanto è entrato Francesco Di Nozza. Poi abbiamo
Antonio lo zito, faccio io, c'è scritto, per cui non avevi richieste particolari. Antonio lo zito, tu sei al momento non particolarmente abile in niente. Ti mandiamo ad allenarti in fortuna, così mal che vada andrai bene un po' ovunque. Poi abbiamo altre persone. Allora, Vincenzo di Napoli. Vincenzo di Napoli. Vincenzo di Napoli. Anche tu non avevi richieste particolari, per cui vedremo cosa fare di te a breve. Intanto ti mandiamo. Ti mandiamo al bar. Che mi sembra un ottimo inizio per la tua carriera nel Vault. Poi altre persone da mettere. Salvatore, che vuole fare l'esploratore. Allora, Salvatore, visto che non hai richieste particolari, ti mettiamo Austin, questo c'ha un bel ciuffo. Non hai richieste particolari, questo è abbastanza neutro. Salvatore, anche tu non hai richieste, ma visto che hai le particolarmente spiccato, io ti metterei per ora all'impianto di Nuka-Cola, perché può essere un buon posto in cui cominciare. Poi abbiamo Simone Prestigiacomo, faccio io, anche qui non aveva richieste, per cui ti mettiamo tu, Simone Prestigiacomo. È entrato tutto, non ci posso credere. E ti mettiamo anche a te al bar a fare un po' di costituzione. Ok, non ci posso credere, sto quasi riuscendo a fare tutto. Antonio Rigione, Nuka-Cola. Antonio Rigione, ti mettiamo la tuta antiradiazione, che è quella che uso per la Nuka-Cola, e ti buttiamo dentro alla fabbrica. Ok, bene, io ho quasi completato le richieste, cavolo, non ci posso credere. Allora, Dennis Tramonti, senza barba e Bruno. Senza barba e Bruno. Allora, questo c'ha la barba. Questo non è Bruno. E ne abbiamo uno che non ci abbia. Uno con i capelli castani? No, quale... Dunque, vediamo un attimino se ci sono bambini vari. Allora, Vincenzo di Napoli, eccetera, eccetera. Ero sicuro di aver visto un bambino prima. C'è Juan, c'è Jordan. Jonathan Jenkins, ecco. Puoi essere tu, Dennis Tramonti. Dovrai ancora crescere, ma quando crescerai sarai esattamente come volevi essere. Ricordami solamente di farti esploratore quando sarai cresciuto, perché altrimenti me ne scordo. Poi abbiamo Nicola Struzzi. Non ha anche lui richieste particolari, per cui ti posso mettere nei panni di un bimbetto. Anzi no, scusate, visto che non ha richieste particolari, Nicola Struzzi. Allora, Nicola Struzzi. Ok. Ah, ho scritto male, scusate. Nicola Struzzi. Ok. Eppure questo l'abbiamo fatto. Poi ci manca. Ah, beh, Omar Foresti assolutamente. Allora, numero 3. I capelli si possono cambiare, per cui Omar Foresti. Abbiamo capelli castani corti e te li possiamo fare subito, assolutamente. Perché tra l'altro qua vi segnalo che abbiamo lo special guest Ellen Ripley, direttamente da Alien, ci è venuta a fare compagnia nel Vault, sperando che la situazione non degeneri in sua compagnia. Allora, intanto qua, se riesco a fare il look di Omar, piano piano poi ci occuperemo del resto. Vabbè, intanto l'ho messo lì così me lo ricordo. Poi abbiamo, quanti bambini ci mancano ancora? Tu che hai la barba e il ciuffo, il simpatico ciuffo, mi ricordo che c'è qualcuno che aveva chiesto
Ecco, Michele Cilino voleva un personaggio col ciuffo. Mi sembra che questo sia perfetto. Michele Cilino. Ed è andato. Poi che ci manca? Che ci manca? Che ci manca? Vediamo un po' soprattutto quanti, quante facce c'ho da riempire ancora. Perché credo che stiano iniziando un pochino a scarseggiare. Jordan, ecco, il piccolo. Una volta piccolo. Non è più neanche tanto piccolo, Jordan. E tu puoi essere... Puoi essere... Se lo trovo, magari. Una persona che abbia voglia di un personaggio del genere. Salvatore Gian Santre. Allora, Salvatore Gian Santre. Ok. Vuole fare il cuoco. Per cui tuta rossa e via di cuoco. Arma, mettiamo questa, tanto per adesso non ti serve. Ok. Quindi appena ho un buco nelle cucine ti ci mando. E poi abbiamo questo Gary Murray, che può diventare dunque chi mi manca? Io c'ho talmente tanta gente in lista, ragazzi, che sto impazzendo. Ce la posso fare? Alessandro Crosera, eccolo. Oh, Alessandro Crosera. Crosera. Perfetto, che non ha richieste particolari. Per cui vedremo cosa fare di te a breve. Per il momento ti metterei anche a te. No, qua sono già in 6. Ti mettiamo al bar. Anzi no, ti mettiamo a allenare un po' di intelligenza. Che male non ti fa. E poi basta, direi. Qua mettiamo i capelli castani corti, così lo personalizziamo subito. Con i capelli castani. Esiste un castano normale? A parte che sono di una bruttezza rarissima sti capelli castani corti. Facciamo un castano un po' più gradevole, magari, come corto. Ecco. Ecco, tipo così. Ce la possiamo fare. Oh, allora, castano. Conferma, via. Bene, allora, detto questo, visto che con le entrate, se non sbaglio, abbiamo finito. Perché non vedo più facce riempibili. Sono un sacco di donne che adesso cercherò di mandare via. Per fare spazio a quanti più di voi possibile. Però, ripeto, siamo praticamente... L'abbiamo praticamente fatto, nel senso, mancano pochissime persone, giusto gli ultimissimi che si sono proposti devono ancora entrare. Gli altri, credo di aver fatto entrare praticamente tutti quelli che l'avevano chiesto, incredibilmente. Tant'è che appunto siamo 184 persone per il momento. Allora, io direi, ovviamente facciamo entrare sta donna e mandiamo... No, lui lo devo allenare, mi mandiamo a darlo fuori, sennò finisce malissimo. Allora, di cose da fare oggi ne abbiamo parecchi. Qua prendo l'altro foglio. Per chi se lo stesse chiedendo, che me l'avete chiesto in parecchi, come fai, Falco, a gestire tutto? Gestisco tutto con carta e penna, ragazzi, perché senza sarebbe impossibile. Ho un quaderno che ho adibito solamente alla gestione del vault, più fogli sparsi per tutte le richieste che fate, episodio dopo episodio. Senza carta e penna sta serie era completamente ingestibile. Allora, io direi intanto di far uscire il cuffietto un'altra volta, visto che ha prodotto ottimi risultati. 10 e 10. Poi vi segnalo, prima di qualsiasi altro discorso, che abbiamo l'impianto bellico potenziato anche a leggendario. Peccato che ci manca praticamente la maggior parte dei materiali per creare alcunché. Io però non ho creato nulla, sto aspettando di trovare progetti ancora più fighi di questi qua, perché obiettivamente sprecare tutti questi materiali ultra rari per cose così, che non è che migliorino più di tanto quello che già abbiamo, mi sembra stupido, per cui aspetterò un po'. Il prossimo passo sarà potenziare anche la fabbrica tessile per fare lo stesso, ma qua di tappi ce ne servono 90.000. Quindi hai voglia. Detto questo, allora abbiamo da fare Desmond. Gli avevo promesso un cane e il cane è arrivato. Se trovo Desmond glielo do subito. Allora, mio caro Desmond, eccoti. Abbiamo Oscar, più 18% armi e vestiti dalla zona. Quindi tu preparati, perché presto farai l'esploratore. Con un cane del genere non puoi stare nel vault. Poi intanto diamo pure un'arma.
visto che ne abbiamo, pistola laser. Ok. E intanto la prima cosa l'abbiamo fatta, me la segno sempre appunto perché ho sta carta e penna. Se no sarebbe in giallo. Ellen Ripley ve l'ho fatta vedere. Poi abbiamo, vabbè, diverse richieste sull'estetica, tipo Aibel vuole diventare biondo, Andrea Margani vuole diventare pelato, lo faremo tutto. Anzi, mi sa che Andrea l'avevo già fatto. Andrea Margani... No, penso tu non sia ancora pelato, no, ti devo ancora fare pelato. Ti ci farò non appena l'episodio sarà finito, tanto quelle sono cose che posso fare anche nel, insomma, telecamere spente, non c'è bisogno che ve lo faccia vedere. Poi abbiamo, che fine ha fatto Giovannona Coscia Lunga, si chiede il suo figlioletto Rick. Vediamo dov'è, perché se non ricordo male è diventata responsabile di un luogo molto importante. Dopo un inizio carriera un po' così, è diventata responsabile dell'impianto di Nuka-Cola. Mi ricordavo di avergli fatto qualcosa di interessante. Per cui è qua. È qua insieme a Salvatore, che ha bisogno di una tuta antiradiazione, perché altrimenti ci fa una finaccia. Gli mettiamo un fucilato qua, non serve granché. Allora, poi, altra cosa che devo farvi vedere. Vabbè, cose estetiche. Dennis Tramonti vuole uscire. Allora, mio caro Dennis, dove sei? Dennis Tramonti, sei piccolino ancora, per cui non sei di oggi, giustamente. Non posso farti uscire. Per cui, altre cose che dovevo fare. Perché ho due Dennis Tramonti? Vuoto totale. C'è qualcosa che non quadra. C'è stato un errore da parte del sottoscritto. Vedete che certe volte carta e penna servono, ma se uno è rincoglionito non servono poi così tanto. Per cui Dennis Tramonti, vuoi uscire? Adesso il tuo omonimo bambino sta per cambiare nome. Sono un cretino, perdonatemi, ma... Quindi il piccolo Dennis Tramonti, il clone del nostro Dennis Tramonti originale, si trasformerà tra pochi secondi adesso ve lo dico, Alessandro Zota. Alessandro Zota, volevi uno con i capelli neri, penso che questo bambino faccia il caso tuo. Bene. Ok, fatta questa doverosa, questo doveroso cambiamento, noi abbiamo Riccardo che voleva essere spostato nell'armeria. Io mi sono sbagliato, chiedo venia, perché l'avevo messo ad allenare la percezione, se non ricordo male. Riccardo. Ah no, a parte che stavi qua adesso, per cui ti metto nell'armeria. Nell'armeria. Che cosa cavolo sta succedendo? Panico generale. Mio caro Riccardo, adesso c'è pure l'allarme. Ci mancava. Niccolò e Arashi Matage stanno cercando disperatamente di resistere. Tra l'altro 6 e 7, direi che ti cambio con una bella pistola laser, così è decisamente più efficace. Ok, si diceva per l'appunto che Riccardo vuole stare in armeria. Quindi, ok, altra richiesta fatta. Riccardo Tattolo vuole uscire. Allora, Riccardo Tatto, eccolo qua. Ti stai allenando, hai altissimo carisma. Ti auguro che basti per compiere grandi esplorazioni fuori dal vault. E ti diamo la pistola laser, che tanto è la solita, che do a tutti gli esploratori di base alle prime uscite. Un po' di livelli. Tra l'altro, ah, non mi ero manco accorto che il dottor Pippa ha bissato, ormai ha preso il via, l'ha messa incinta un'altra volta. Direi, dottore, siccome qua finisce malissimo, se no io ti rimando a lavorare, se no qua vai a nastro, ormai ci ha preso gusto e non mi lavora più. Allora, detto questo, io dovrei aver fatto tutte le richieste. L'unica cosa che volevo fare, se lo trovo, il piccolo Dodò sta lavorando tanto. Tant'è che ultimamente, ragazzi, qua quelli che stanno in zona radio stanno facendo il panico, perché tra Dodò,
Poi abbiamo Gabro 91, Giuseppe Galbo, Emiliano Nero, Giulio DJ e ovviamente l'immancabile JC di Nazareth. Qui sta arrivando gente veramente ogni due ore. Per cui sono molto contento. Non so cosa succederà quando arriveremo al massimo. Sono molto curioso, devo dire la verità. Poi Riccardo mi aveva consigliato di mettere un Mr. Andy al piano della Nuca Cola. Adesso dovrò allargare anche con qualcos'altro. Però direi che per il momento le cose possono andare così. Io intanto rimando Giorgio fuori, visto che abbiamo disperato bisogno di esploratori. Ho sbagliato, ma maledizione. Basta un click fuori fase in questo gioco maledetto e ti fa saltare tutto. Intanto un nostro esploratore ha trovato qualcosa. Vediamo di che si tratta. Allora, Ercuffietta ha scoperto un capanno abbandonato. Vuoi che proceda? Entra. Facciamo questo e poi ci buttiamo sulle missioni. Direi che ho finito tutte le richieste oggi. Incredibilmente ce l'ho fatta in 20 minuti. Non mi pare vero. Allora, andiamo, andiamo. Aia. Vabbè, sta bello carico per la cuffietta. Mi auguro che non ci resti. Tra l'altro abbiamo da finire anche la cosa di Pola Plumpkin. Sono tosti sti predoni, eh. Non pensavo. Ce la farà a farsi anche il secondo piano? Bella domanda. Devo tenermi eventuali critici per quando scendiamo sotto e non sprecarli sopra. Se no ho paura che potrebbe venire male, molto molto male. Dai, su! Oh, e una. Devo darti un'arma migliore, perché questo 13 non sta producendo grandi effetti. E soprattutto quando torni a casa dovrò allenarti un pochino, perché secondo me potresti fare molto di più. Dai, dai. Intanto qua ci sono uno, due oggetti da vedere. Speriamo ci sia qualche materiale, perché ormai mi interessano più i materiali che altro, visto che scarseggiano terribilmente. No, non posso. Devo tenermelo per sotto. Tanto ha finito, su. Un altro colpo e hai vinto, cuffietta. Dai. Bene. Allora, tappi, tappi. Oh, pelle di bramino. E... bene, questo ci piace. Fucile laser arrugginito. No, non ci piace perché è peggio di quello che c'hai. Maledizione. Allora, calma e sangue freddo. Oh, uno solo. È una scena privata. Nessuno ti ha invitato. Certo che mi hanno invitato. Aggiungiamo sempre volentieri un abitante al menù. Vabbè. Oh, vabbè, per tre ci sta. Vabbè, ce la fa agevolmente proprio, secondo me, adesso. Dai, dai, dai. Ce la possiamo fare. Sono curiosissimo, anche perché pure qua ci stanno due oggetti da prendere. Credo che lui dropperà qualcosa di molto buono, a occhio. O quantomeno me lo auguro. Dai, su. Non ritardare la tua inevitabile sconfitta, barbetta. Oh, un animale. Un progetto. E una tuta da ufficiale. Credo quella non giovane ufficiale, ma quello serio. Allora, trasportino laser arrugginito e uniforme da ufficiale. Bene, io direi che torni immediatamente, perché sono curiosissimo di vedere che animale è, visto che facciamo in tempo, secondo me, a farlo tornare entro pochi minuti. Spero e credo. 6 minuti, tanto si è cambiato da solo autonomamente il cuffietta.
Tra 3 minuti è di ritorno a casa. Allora io direi, nel mentre aspettiamo il grande ritorno del cuffietta, io avrei una missioncina da fare. Una missioncina. Intanto livelliamo tutto il livellabile. E tra l'altro c'era una cosa che volevo dire prima, che Alessandro mi ha chiesto di rimettergli la tuta da cercatore di tesori, che io per qualche arcano motivo non trovo più, perché è scomparsa dalla circolazione. Per cui devo ricreartela. Per adesso avevo messo gli abiti da signore medievale, anche perché stai sempre fuori. Ma adesso vedo, tra l'altro, scusate, ma non abbiamo modo di crearla questa cosa, perché noi abbiamo abiti formali alla moda, abito frizzante addirittura, l'armatura, la casa nuova, costume da bagno, tuta sportiva, fan dell'horror. No, mi sa che cacciatore di... no, non è questo. A parte che, scusate, ma viene il dubbio, ma non è che quella da cercatore di tesori è uguale a questa? Eh sì, sono identiche praticamente. Cacciatore di tali. Fammi sapere se ti va bene comunque questa nel mentre. Poi eventualmente ti metterò quell'altra non appena la recuperiamo. Perché stavi in esplorazione fuori, poi per qualche motivo hai trovato qualcosa di meglio e te lo sei indossato autonomamente, senza che io intervenisse, come è successo per cuffietta poco fa. E per qualche motivo non si è più trovata la... quell'altro costume che avevi prima, per cui dovrò ricercarlo. Allora, detto questo, io volevo fare uscire pure un po' di gente. La Mr. Jack si deve allenare, perché così non mi può uscire, è troppo... Per come si è messo fuori la zona contaminata, devo stare attentissimo adesso, perché ci sono creature improponibili. Infatti sto allenando tutti con una violenza inaudita, perché ho paura che facciate una finaccia, altrimenti... dunque io metterei il replay al magazzino, mi fa abbastanza paura, devo dire la verità. Ah, l'infestazione di scarafaggi. Il piccolo Alessandro Zola sta correndo. Ah, oh, vabbè, qua c'è voluto un nanosecondo. Ah, tra l'altro mi ero scordato di dirvi che abbiamo anche due special guest, che abbiamo Cersei Lannister. Siccome c'era questo vestito molto in da antica romana, mi è venuta in mente lei e l'ho inserita, che si sta intrattenendo con Elisa. Non ho idea di che cosa potrebbe succedere tra le due donne, cosa potrebbero pianificare la mia dolce metà e Cersei Lannister. Spero non si faccia influenzare. Poi, vabbè, Cynthia, questa non ci interessa. Poi, allora, il cuffietta quanto gli manca per tornare? Qua ci sono Voltop e tutti in TV, qua ci sono i nostri uomini fuori. Ah, ecco, dovrebbe essere tornato adesso, se non sbaglio. Eccolo. Raccogli tutto. Ha trovato fucile a rotaia migliorato, che non è affatto male. E nel trasportino un altro gatto, che fa meno 7% costo di creazione. Per cui questo lo diamo. Lo diamo, lo diamo. Tanto ti metto il cuffietto, lo mettiamo a guardia. Lo diamo a uno dei nostri uomini nell'armeria. Per cui vabbè, io direi a questo punto, ragazzi, se va a qualcuno di voi, ovvero, e vi dico subito la lista: Anthony, Lori, Shadow, Luca e Riccardo, fatemi sapere se a qualcuno di voi interessa avere il gatto, perché lo devo dare a uno di voi. Oppure stessa cosa vale anche per Arashi Matake e Nicolò Busandri. Fatemi sapere se tra di voi c'è qualcuno che ha voglia di avere questo gatto, in maniera tale che io ve lo possa assegnare, perché chiaramente, ragazzi, ripeto, lo darò solamente a gente che sta in zone di crafting, per appunto per il talento particolare che questo gatto possiede. Detto questo, niente, non ci resta altro da fare se non buttarci nelle missioni.